Tribuna referendaria, chiamiamola così, sì o no? La cosa più importante, io lo ripeto sempre con tutti gli ospiti, è di andare a votare, perché il referendum è propositivo, quello del 4 dicembre, quindi è importante andare a votare, perché si vince con un voto o si vince con 40.000 voti. E dato che questa è una delle poche volte che possiamo contare senza andare all'ammasso dei voti e tutto quanto, io consiglio a tutti, qualunque idea voi siate, di poter andare a esercitare questo diritto e di scegliere in funzione di questa riforma costituzionale. Poi questa battuta, oltre che sulla riforma costituzionale, adesso questo referendum è diventato pro contro Renzi, pro contro maggioranza, minoranza, insomma, come al solito in Italia lo travisiamo, però fondamentalmente si discute se votare su una riforma costituzionale che fu fatta all'inizio della Repubblica e ci misero un sacco di tempo, erano tutti messi insieme che hanno deciso, oppure votare questa riforma che leva un Senato, ne mette un altro, insomma, cioè, sulla logica del risparmio, che però poi alla fine andremo a vedere che cosa sarà questo risparmio. Allora, tanto il parere è come voterà Ivano Iacomelli, che è il nostro ospite. Mi accomuna questo tuo invito ad andare a votare, perché io credo che può piacere o no la politica, o può piacere o no la politica in questo momento, andare a votare è l'unico modo per esprimere il parere, sia esso a favore o contro la proposta o l'abrogazione che si fa nei referendum. Credo che, e rimango stupefatto, dopo l'essere tutti d'accordo che il modo di fare politica debba cambiare, il modo affrontare i costi della politica sia assolutamente necessario, perché credo che noi abbiamo i costi più alti degli Stati Uniti, abbiamo più senatori e onorevoli, diciamo politici, una battuta sugli Stati Uniti e su Trump di adesso. Lui comunque ha rinunciato al suo stipendio, ma a parte quella che è una scelta sua personale, che qui tanta gente ha detto e poi non l'ha fatto, ma lo stipendio del Presidente degli Stati Uniti è 400.000 euro. Ma bisognerebbe discutere, specie sulla politica locale, provinciale, regionale, sul discorso del costo della politica. Io credo che il politico vada pagato, ma vada poi giudicato su quello che fa, anche perché se noi pensiamo che un sindaco attualmente a un comune come Civitavecchia percepisce 2.400 euro, credo che ben poche persone rinuncino a stipendi, salari e quant'altro per poi andare a fare al sindaco, e chi ci va normalmente viene tacciato perché ci va, e quindi anche su qui bisognerebbe discutere. Sono chiaramente per il sì, perché la domanda era molto semplice: se si voleva cambiare il modo di fare politica e soprattutto i costi della politica, abolendo alcune figure che non solo costano ma rendono poi gli iter e le lungaggini per approvare una legge veramente elevati. Per cui sì. Ma in questo caso non era meglio togliere una delle due camere, un camera o sei? Sì, però è come facciamo poi sempre a Civitavecchia, no? Sì, ci sono tre funghi, ma vado avanti, forse ne trovo 5, ma qui ce ne sono 5, vado avanti, forse ne trovo 10, poi ti giri e torni indietro, perché 10 ne trovi e ti hanno preso anche i 3 e i 5 funghi. Quindi voglio dire, ecco, il problema è proprio questo. Eravamo tutti d'accordo, si doveva parlare, si doveva fare questo cambio epocale della politica, adesso invece si ritorna alla politica spicciola, quella del contro Renzi o a favore di Renzi. Io credo che Renzi ha un grande merito, quello di aver preso il toro per le corna e aver portato avanti la cosa. Ci riesce o non ci riesce, questo lo diranno, come è giusto che sia, i cittadini italiani. Però è chiaro che trasformare il referendum in una bega, in una battaglia politica tra i 2.000 partitini che spesso insieme non raggiungono nemmeno il 10%, mi sembra molto riduttivo. Credo che il popolo italiano ha questa possibilità di dire sì o no, deve andare a esercitarla e dopo, democraticamente, come è giusto che sia, se vincono i sì, si andrà avanti con questa riforma. Se poi sarà troppo limitata, non ci vieta nessuno di riaffrontare il problema. Comunque ci sarà una riforma. Se vince il no, vuol dire che agli italiani sta bene le cose come vanno, come io purtroppo spesso ho avuto modo di pensare sia nella politica locale che nella politica nazionale, e allora va bene, se vanno bene le cose così, vanno bene. Per chi non vanno bene come la penso io, continuerò democraticamente poi a,
a fare la mia piccola parte, piccolissima parte, affinché qualcosa si possa cambiare, specialmente nel sociale. Ma quando parlo di sociale parlo di quello vero, non delle finte pensioni. Ok, questo, grazie. Una domandina però io te la voglio fare sul discorso cittadino, prendendo ad esempio la copertina del giornale di oggi, che Ceccarelli è benvenuto a Bucolandia, nel senso che ecco qui una persona che non ha mai fatto politica, che viene a Civitavecchia, 1.800 euro è la paga dell'assessore, e ecco. Catapultato, cioè nessuno è di Roma, però è vissuto a Civitavecchia, ma sono 20 anni che non c'era, diciamo, però poi così è. Diciamo che il sommo cittadino, rispetto a detto prima, il sommo cittadino ha scelto sui vari curricula e quindi diciamo non cambio idea rispetto a quello detto prima. Se l'amministratore è valido e fa delle grandi cose come tutte, io penso per la mia piccolissima esperienza che ho avuto da consigliere comunale, gestire una città è molto più difficile che gestire un'azienda. Questo credo di non dire una cosa nuova a nessuno. Per cui se l'assessore, il sindaco riescano a far fare quel cambio di passo a Civitavecchia, ben vengano che vengano remunerati. Il problema è un altro, che mi sembra di vivere un sogno. Ogni tanto mi sveglio e penso di aver sognato, invece poi la realtà è quella che abbiamo. Civitavecchia è la città che non è mai esplosa. Civitavecchia è la città che al di là di chi è stato al governo ha due o tre cose importanti da poter fare per portare sviluppo, occupazione, benessere, però non ci si riesce per tanti motivi. Credo che ci sia un cappello sopra di qualcuno che continua a non far sviluppare questa città o a fargli fare dei piccolissimi passi. È chiaro che con questa amministrazione io credo veramente che ci siamo tutti un pochino addormentati. Aspettiamo ancora questi 2 anni e poi saranno i cittadini, come abbiamo già detto prima, che diranno se ha fatto bene o ha fatto male. Io nella democrazia ci credo e credo che se i cittadini hanno votato coloro che sono adesso in Consiglio Comunale in maggioranza, eventualmente ci credevano. Credo che in questo momento non ci sia tutto questo consenso, però sai, siamo sempre stati abituati a dei colpi di coda e soprattutto a delle affermazioni, certo. Così era un voto di protesta, come ne sono nati dopo quel periodo tantissimi, tanti altri, no? Certo. Sia in Italia, abbiamo visto anche nel mondo. Mi auguro che si ritorni un pochino a fare la politica vera, cioè mi sembra quasi che al comune i problemi non interessano a nessuno. No, non ne può questo fregare di meno, ma soprattutto credo che cerchiamo che di sfatare, almeno in questo caso nei lavori pubblici e nell'idrico, come ha detto il neo assessore, che rasenta diciamo l'impossibile, che il famoso detto non fa e non fa venga sfatato, esatto. Perché qui abbiamo bisogno di fare, esatto. Anche perché solo per camminare si rischia, il nostro fotoservizio di oggi non è nella periferia sperduta, è tra Largo Plebiscito e Piazza della Cattedrale. Ma se andate a Via dei Colli c'è una voragine. Ma quella almeno l'hanno transennata, qui parliamo di 30 centimetri di dislivello, non c'è una striscia pedonale che si possa attraversare. E io, rimanendo nel discorso dello sport e della pallanuoto, io vado sempre a Recco, andiamo a Recco con la pallanuoto, a Bogliasco, dove c'è un'Aurelia interna che è molto più trafficata di quella nostra ed è un tappeto di biliardo. Assolutamente. Quindi questa è la situazione. Grazie, quindi a Ivano. Volevo solo dire una cosa. Purtroppo un appello che faccio a tutta la parte politica cittadina, soprattutto a quelli che appartengono al discorso di centrodestra e centrosinistra. Mi sembra che ci siano ancora tante divisioni. Attenzione che queste divisioni, se non riescono sia da una parte che dall'altra poi ad essere portati su una persona comune o su un gruppo, su un progetto comune, possono avvantaggiare poi coloro che sono attualmente al governo della città, e io francamente credo che questa cosa non è di buon auspicio. Quindi mi auguro che al di là della dialettica poi sia il centrodestra che il centrosinistra riescano a fare qualcosa di importante, altrimenti speriamo in una... Anche perché ricordiamo l'attuale governo pentastellato ad affrontare un problema del bilancio di 2, 3, 7 milioni che entrano e spariscono, però anche se rimangono al potere e al comando fino alla fine, ricordiamo che a gennaio siamo nel 2017, mancheranno poi 18 mesi alla normale consultazione elettorale. Esatto.
Quindi tempo c'è, ma non è tantissimo per chi si deve organizzare. Detto questo, secondo Ivano Iacomelli, dovete dire sì. Votare sì, assolutamente. E andare a votare, questo lo dico io. Comunque, grazie, buonasera.